Amiche e amici di Rossini TV, questa sera siamo al Fisioradi Medical Center per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Saremo con Massimiliano Secchi per una performance che si intitola Mente e Corpo, il tuo benessere dipende da te. Che cosa si svilupperà su questo tema lo scopriremo con le nostre telecamere, attraverso interviste ai protagonisti e attraverso comunque tante riprese, tante immagini e tanti commenti che raccoglieremo dal nostro pubblico. Maurizio Radi, fondatore e ideatore del Fisioradi Medical Center, patron di questa straordinaria serata, l'ho definita nell'intro una delle serate più attese dell'estate, sicuramente una delle serate dalle quali ci si aspetta tanto. Ma anche noi, Paolo, l'aspettavamo da tempo, non solo per l'estate, ma l'aspettavamo ormai da diverso tempo, anche perché considerando che l'ultimo evento che abbiamo fatto e abbiamo organizzato risale al 7 ottobre del 2019. Avevamo in programma altre cose per l'inizio del 2020, tra marzo e aprile, ma sappiamo tutti come è andato quell'anno e come sono andati gli anni successivi. E quindi questo l'abbiamo voluto fortemente e proprio qui a Fisioradi Medical Center, perché un anno fa in questo periodo qua ancora era un cantiere. Oggi invece abbiamo una struttura che è partita, è organizzata, ma poi secondo me questa è una serata che può portare tanto e deve proprio portare soprattutto un messaggio di grande ripartenza per tutti. Sono contento, sono soddisfatto e sono orgoglioso di avere qua Massimiliano che può portare un messaggio veramente di positività a qualsiasi persona. Io ormai lo conosco da diverso tempo, con lui ho fatto tanti percorsi da un punto di vista personale. Adesso stiamo facendo un lavoro ormai da inizio del 2022 con tutto lo staff di Fisioradi, quindi so quello che ci può dare questa sera e quello che può dare a tutti quelli che saranno qua ad ascoltarlo. Mi piace sottolineare anche l'aspetto organizzativo, questa serata è stata organizzata con tutti i crismi, con tutti i dettagli, a partire dall'aspetto delle prenotazioni che ti dà già la possibilità di spendere ancora serata non iniziata qualche numero importante che sicuramente sarà molto interessante da sapere per i nostri telespettatori. Allora, se vogliamo parlare di numeri possiamo dire che abbiamo 300 persone qua ad ascoltare Massimiliano e queste sono quelle che hanno prenotato e siamo certi di averle qua questa sera. Sicuramente, come succede poi un po' in tutti gli altri eventi, è già successo in passato, ci sarà anche qualcun altro che si aggiungerà all'ultimo momento. Le porte sono aperte, quindi poi i numeri reali li daremo alla fine. Comunque per noi già avere questo numero dopo quasi 3 anni che non organizziamo un evento è veramente una grande soddisfazione. Catturiamo il protagonista di questa serata, Massimiliano Secchi, qualche istante prima di prendere possesso del palco e di raccontare quello che dovrà raccontare alla platea. Visto che questo speciale poi lo vedranno i nostri telespettatori qualche giorno dopo, non sveliamo niente se sveliamo i segreti di quello che poi racconterai. Ma non ci sono segreti se non un'esperienza di vita e l'autentica voglia di condividere con le persone spunti di riflessione, perché credo che alla fine ciò che ci permette di crescere è confrontarci con le esperienze di altre persone e chiederci in che modo risuonano in noi con la nostra storia e magari in che modo possono aiutarci a prendere delle scelte più allineate a ciò che vogliamo per la nostra vita. La tua esperienza personale di vita ti ha portato all'inizio a lavorare su te stesso e a un certo punto, proprio con una visione molto netta, a capire che il lavoro fatto su te stesso poteva essere anche proposto di aiuto agli altri. Come è arrivata questa illuminazione? È arrivata studiando, è arrivata lavorando giustamente prima su me stesso, poi rendendomi conto dell'importanza degli strumenti che avevo acquisito, formandomi costantemente con i migliori formatori al mondo per poi riuscire a trasmettere e guidare le altre persone a poter fare un percorso che non è simile al mio. Ognuno ha il suo percorso e credo che questo sia il vero messaggio chiave della formazione. Non devi fare ciò che hanno fatto gli altri, devi capire quali sono i modelli
fratelli vincenti che ti possono permettere di vivere la vita che desideri davvero. Su tutto però abbiamo seguito alcuni documentari, ci siamo un po' documentati a nostra volta, su tutto una parte importante da parte della famiglia. Ma la famiglia è chiaramente importante, e più importante ciò che noi decidiamo di prendere dalla famiglia. Faccio sempre su questo l'esempio di due fratelli, due gemelli che nascono nella stessa famiglia ma hanno caratteri e prendono strade completamente diverse. E uno si chiede: ma com'è possibile? Hanno la stessa famiglia? Perché di fatto non è tanto ciò che ci succede nella vita o l'ambiente nel quale viviamo quanto ciò che decidiamo di prendere e di dare nell'ambiente nel quale ci muoviamo. Il mondo di oggi guarda con molta attenzione a esperienze come la tua e si ispira tantissimo anche a esperienze simili o anche diverse, e comunque alla ricerca, c'è una grande ricerca di ispirazione. Cosa ti senti di dire a chi è nelle prime fasi di questa ricerca? Ma mi sento di dire che è fondamentale chiedersi intanto chi voglio diventare. Prima di avere dei modelli ai quali ispirarsi, chiediti cosa è davvero importante per te, cosa vuoi per la tua vita, e solo in un secondo momento trova qualcuno che ha già raggiunto o sta già lavorando per realizzare ciò che tu desideri a cui ispirarti. No excuses world, nessuna scusa, nessun alibi quasi, diremmo meglio forse. È possibile vivere una vita senza alibi? È possibile, non è facile, e la cosa fondamentale è, quando ci mettiamo qualche alibi, rendercene conto e cambiare rotta. Siamo con Luigia Evangelisti, presidente dello IOPRA. Lo IOPRA partecipa a questa iniziativa come destinatario di una parte dei fondi ricavati, ma c'è un rapporto intenso con Maurizio Radi e col suo Fisio Radi Medical Center. Esatto, perché lui ci sostiene nell'assistere i pazienti, abbiamo una convenzione e quindi assiste anche i nostri pazienti. Volevo dire qualcosa dello IOPRA. Lo IOPRA è stata fondata nel 1987 dalla signora Carla Gregori Antoniello, la quale la creò in memoria del marito Raffaele Antoniello. Noi assistiamo innanzitutto a malati, diciamo malati terminali, ma più che terminali direi oncologici, perché oggi è così, oggi assistiamo a malati oncologici che hanno bisogno delle nostre cure una volta anche usciti dall'ospedale, perché indubbiamente la sanità arriva dove può. Quindi noi gratuitamente 24 ore su 24, festivi compreso, Natale, Pasqua, tutto, assistiamo a questi malati. Noi assistiamo i pazienti con medici, infermieri, psicoterapeuta, fisioterapia, e vedremo di mettere anche si chiama estetica oncologica. La stiamo costruendo, perché l'estetica oncologica cioè ad aiutare quei pazienti, ipotesi che operate al seno, le donne hanno l'elefantiasi comunemente chiamata, cioè il braccio gonfio, quindi a drenare e a fare tutte queste cose. Allora adesso ritorno ai ringraziamenti a Radi, che è sempre molto vicino a noi e quando fa qualcosa ci aiuta, perché veramente in questo momento abbiamo tanto 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 bisogno. Però il Signore penso ci aiuti, siamo sempre stati attenti nella conduzione dello IOPRA, e il nostro motto è cuore e professionalità, oppure professionalità e cuore, perché sono le due parole più giuste per il nostro istituto. Con Elena Damiani, volontaria dell'associazione Ti Immagini Onlus, una delle associazioni partner di questa iniziativa realizzata da Maurizio Radi, dal suo Fisio Radi Medical Center. Sì, la nostra associazione nasce nel 2009 a Pesaro e nasce con l'intento di portare un sorriso attraverso la clown therapy, che è una vera e propria metodologia di cura, perché è stato dimostrato che il sorriso fa benissimo anche durante la malattia. Nasce a Pesaro e si occupa non solo di ospedalizzazione, ma anche dove c'è bisogno di portare un sorriso in situazioni di particolare disagio, come possono essere, non so, case di cura, oppure anche i centri di accoglienza ultimamente di persone tipo profughi afghani, ucraini e quant'altro. E vorremmo ringraziare Fisio Radi perché ci ha dato questa grandissima opportunità
e anche attraverso, diciamo che io mi faccio portavoce della nostra presidente che è Ambra e anche della vicepresidente che lavora qui, e quindi questa sera mi ha dato questo incarico. E volevo solo ricordare che tutte le donazioni che vengono fatte alla Timmagine Onlus vengono devolute alle nostre missioni all'estero. Noi facciamo missioni in Brasile, in Marocco, in tutti i paesi dove ci sono, diciamo, dei disagi socioculturali, e portiamo con i nostri progetti di EduSmile e, diciamo che cerchiamo di aiutare questi bambini a livello sociale, ma anche per quanto riguarda l'educazione alla salute, l'educazione alimentare, e questi ci sembrano, diciamo, dei percorsi molto molto importanti. Quindi ringraziamo molto per la serata sia Massimiliano Secchi che Fisioradi. Con Marco Perugini, presidente del Consiglio Comunale, una battuta sulla rilevanza di un evento come questo per la nostra città. Sì, ringrazio Fisiorad Medical Center per questo invito, questo grandissimo evento che riesce a coniugare il benessere del corpo, tutta l'attività motivazionale che chi ha difficoltà riesce a mettere in campo anche con queste grandi iniziative, ma soprattutto anche la sensibilità di voler regalare questo evento all'associazione Timmagine Onlus, perché ho saputo che i 300 invitati vorranno, insomma, una parte dell'incasso e una parte del biglietto proprio a questa associazione. Un grande evento, e grandi eventi ripartono a Pesaro. Le nostre imprese come Fisioradi continuano a investire anche su queste grandi iniziative collaterali, ma che fanno grande la nostra città e grande la nostra comunità. Tanti complimenti a Maurizio Radi, a Fisioradi, è un centro che sta dando sempre più servizi sanitari, medici, ma anche culturali. Stasera la serata con Massimiliano Secchi è davvero una boccata di ossigeno per coloro che hanno bisogno di trovare le motivazioni dentro se stessi, che siano sportivi, che sia nel mondo lavorativo, che sia nell'ambito familiare. Ognuno di noi ha la forza di rialzarsi, e queste serate danno sicuramente la possibilità a tutti noi di riflettere su noi stessi, sulla grande forza che abbiamo, e di conseguenza di dare il meglio di noi. Sono molto contento di essere qui questa sera e di aver avuto la possibilità di ascoltare una persona come Massimiliano Secchi. Ne avevo sentito parlare, ma non avevo avuto sino ad ora l'opportunità di assistere a questo che io reputo un vero e proprio insegnamento. Ci ha dato uno spaccato della sua vita che, come lui stesso ha detto, molti non sarebbero riusciti a raggiungere questi livelli che lui ha raggiunto, e soprattutto ci ha dato un insegnamento e ci ha dato dei valori che dobbiamo assolutamente, sui quali dobbiamo assolutamente meditare, cercare di incamerarli e farli fruttificare. Lui ha usato la parola talenti, che è la parola appropriata, cioè avere qualcosa da non mettere sotto il mattone e nascondere, ma qualcosa da far assolutamente condividere con gli altri, aiutare gli altri. Toccante è stato il momento in cui ha parlato della morte del figlio praticamente appena nato, ma lui non si è sgomentato, come non si è sgomentato sin dall'inizio del suo stato, della sua disabilità, per donare agli altri il sorriso che avrebbe voluto dare al figlio. Ecco, sono tutte queste delle gemme che secondo me fanno bene allo spirito e quindi ti consentono di superare gli ostacoli che la vita, ahimè, ci riserva. L'incontro di questa sera con Massimiliano è stato veramente una botta di energia e sicuramente anche una botta di consapevolezza. Lui ci ha ricordato più che mai di non concentrarsi sulle nostre difficoltà, come lui aveva le sue grandi difficoltà, ma si è concentrato poi su quelle che erano le sue potenzialità. Questo ci permette veramente di raggiungere grandi risultati e soprattutto di raggiungere la felicità. Che cosa mi ha lasciato l'incontro di questa sera? È proprio un'energia rigenerativa, un'energia da respirare. Respirare e poi lasciarla lì e vedere che cosa succede. Essere qua stasera mi ha lasciato sicuramente la consapevolezza che nella vita le difficoltà non sono un punto in cui fermarsi, ma un punto da cui partire. Sicuramente questo tipo di iniziativa è sempre
un momento in cui guardare dentro se stessi e poter capire cosa di nuovo possiamo mettere in pratica. Ringrazio Maurizio e questa bellissima serata con Massimiliano. Stasera ero qua a Fisioradio a vedere la serata con Massimiliano Secchi e è stata una serata molto interessante e produttiva da un personaggio comunque che ti fa capire tanti aspetti della vita differenti e ti fa capire soprattutto quello che magari tu pensi sia un impedimento per te, ma in realtà è una cosa anche abbastanza banale su cui magari ci sprechi troppo tempo e ti soffermi magari per un nulla, e lui ti fa capire cos'è veramente importante. Ciao, sono Casadeandrea, un atleta di ciclismo paralimpico, amputato categoria MC2. Sono stato invitato a questa bellissima serata da Maurizio Radi in occasione di questo evento di Massimiliano Secchi e, che dire, è stato un evento molto bello, molto stimolante, molto motivante, dal quale potremo cogliere sicuramente tanti buoni spunti per migliorarci e migliorare la nostra vita quotidiana e in tutto quello che facciamo. Ciao, sono Svetlana Moskovic, atleta paralimpica, paraciclismo handbike. Sono russa di nazionalità, vivo in Austria e qua sono ospita e sono venuto con il mio ragazzo qua. Bellissima serata. Sono campionessa del mondo in cronometro e ho medaglia di bronzo di Paralimpiadi di Londra, e quindi so bene le cose di chi ha parlato Massimiliano oggi, la motivazione di essere come sono io, di seguire i miei obiettivi e attraversare le sfide che ognuno ha. È stata bellissima serata per me. Grazie. L'appuntamento di questa sera è stato veramente fondamentale e importantissimo, e quello che mi ha lasciato nel cuore è che i problemi, gli ostacoli nella vita non ci sono. Gli ostacoli che noi ci creiamo sono solo nella nostra mente, e la nostra mente ci impone, anzi ci mette la paura di non superarli. E quindi quello che mi ha trasmesso questa serata è che noi veramente possiamo con la nostra forza di volontà superare e oltrepassare ogni limite. E non sono frasi, non sono parole, è veramente così. Nella vita l'ho provato, l'ho sperimentato e sono fortemente convinta del potere che la nostra mente ha sulle azioni e sulla nostra riuscita. Quindi ringrazio davvero Maurizio Radi per questo appuntamento di grande formazione e di grande crescita, e faccio veramente i miei complimenti a Massimiliano Secchi. Se non fossi stato così, la mia sarebbe stata davvero una vita migliore. Avrei potuto mangiare, scrivere, guidare e giocare alla play. Un uomo come tanti, più forte, più sicuro. Avrei chattato con gli amici, mangiato il sushi con la fidanzata, sollevato pesi e portato a spasso il cane. Avrei fatto un sacco di cose, visto gente, sorriso a tanti. Tutto sarebbe stato tutto completamente diverso se non fossi stato così. O forse no. Essere così mi ha reso l'uomo che avrei voluto davvero guardare allo specchio. Essere così mi ha permesso di cadere e rialzarmi, cadere ancora e rialzarmi più forte di prima, senza voler mai smettere di crederci. Mi chiamo Massimiliano Secchi ed ogni giorno mi conquisto la vita migliore che avessi mai potuto avere. E tu?